Ti e bentornati sul mio canale. Prima di tutto io devo ringraziare tutti per il sostegno che ci state dando. Il canale sta andando bene anche grazie alla nostra community, perché siete una community positiva, non siete una community negativa. E voglio dirvi grazie di cuore, ma vi chiedo ancora una volta di supportarci con i mi piace, i commenti e l'iscrizione. Per voi è tutto grazie, ma per noi è fondamentale, perché ci fa crescere come canale. Più cresciamo, più portiamo contenuti, più portiamo fondi, ma soprattutto portiamo qualche ospite. E allora vi chiedo il vostro sostegno. E abbiamo anche un secondo canale, The One TV Extra, che lì parliamo di tutto tranne che di calcio. Abbiamo anche dei contenuti social, tutto quello che creiamo è creato da noi. Dopo la sosta delle nazionali, sabato sera ci sarà Juve-Lazio, una partita fondamentale. Poi ci sarà Juve-Stoccarda e si chiuderà domenica sera, se non mi sbaglio, o domenica o sabato, non mi ricordo bene quando giochiamo con l'Inter, ma il derby d'Italia. Sarà una settimana fondamentale dove la Juve arriva con la coperta corta, no corta, cortissima, perché abbiamo contro la Lazio con Cesar squalificato per la scelta folle di Marinelli, perché quello di Cesar non è simulazione. Ora Marinelli ha prodotto un precedente, da oggi in poi chi viene, chi simula, va ammonito. Da oggi in poi quando io vedo persone che stanno a terra e fanno finta di toccarsi la faccia, non hanno preso nessuna botta, devono essere ammoniti, perché se tu mi dici che hai voluto ingannare l'arbitro, anche chi sta a terra e si tocca la faccia e non viene toccato, simula, va ammonito. C'è un precedente fatto dal signor Marinelli e allora si deve portare avanti, perché poi il signor Marinelli non ha visto né che era calcio di rigore quello su con Cesani, neanche quello su Savona, però ha fatto il protagonista. Oltre il danno con la partita col Cagliari, ce l'ha data anche contro la Lazio. Poi è da valutare le condizioni di Weah, ha questi problemi alla caviglia, era partito molto bene, poi troppi infortuni in questi inizi, prima muscolare, ora problemi alla caviglia, lo hanno rallentato. Milik si è operato al menisco. Signori, questo è un personaggio che non so io perché sta ancora alla Juve. Si è infortunato a giugno. Siamo a ottobre, quasi 5 mesi, e questo personaggio qui rischia di saltare la stagione, perché dopo l'operazione si dice che deve recuperare, ci vogliono 3 mesi. Signori, questo è stato un errore riscattarlo lo scorso anno, e chi difende Allegri lo deve attaccare per questo. Forse era il caso di andare a prendere un altro attaccante, anche più giovane, anche non dell'esperienza di Milik, però che giocava a calcio, no, che giocava, che riusciva a scendere in campo. Milik ha fatto bene il primo anno, poi solo disastro, solo disastro. Poi c'è Hagi, problema muscolare secondo consecutivo, vediamo se recupera, perché questo può essere davvero una carta in più. Poi c'è Nico Gonzalez, lesione al retto femorale, sicuramente non ci sarà contro la Lazio. Bremer, lesione al crociato, stagione finita. E Koopmeiers, frattura composta delle costole, molto al 100% salterà la Lazio. Signore, abbiamo la coperta corta. La partita, la grandissima vittoria contro l'Ipsia ci è costato parecchio. Se io lo metto sulla bilancia, la vittoria o i 9 infortuni di Bremer, Nico e Koopmeiers, perché ricordiamo che Koopmeiers, Nico e Bremer si sono infortunati tutti e tre nella partita di Champions, forse era il caso di perdere quella partita, ma non di avere questi tre infortuni. Signori, è un problema? Sì. Poi, che la Juve ha la coperta corta in difesa è vero. Sì, è vero che abbiamo Cabal, abbiamo Kalulu che sta facendo una stagione fantastica, abbiamo Gatti, abbiamo Danilo, però ci sono giocatori che oggi non ti garantiscono tutte le partite. E allora di andare a prendere un sostituto, si parla di 30 nomi che la Juve sta seguendo, però quelli più probabili che la Juve potrebbe prendere sono o Skriniar, però ha un ingaggio da 12 milioni all'anno, però perché può andare a prendere Skriniar? Perché Skriniar a oggi col Parì non gioca, a oggi Skriniar ha fatto 0 minuti, oppure un altro che a oggi con l'Arsenal ha giocato poco è Kiwer, ex giocatore del Cesena, allenato da Thiago Motta, che Thiago Motta lo prenderebbe volentieri. Poi ci sono altri 28 nomi, però
Però quelli più probabili che la Juve potrebbe prendere mai presto sono questi. O Kewer o Skriniar. Perché? Perché rispettivamente non gioco nel Paris Saint-Germain o nell'Arsenal, ma tutti e due li può prendere in prestito. O serve un vice Vlaovic. Perché serve un vice Vlaovic? Perché Vlaovic non può fare tutte le partite. Se ha la febbre, che facciamo? Adattiamo uno? Però se lo adatti uno, lo perdi come esterno. Perché se poi vuoi fare ancora questo modulo, ti manca un esterno. E secondo voi, la Juve a gennaio fa che colpi? Perché stiamo parlando di un difensore, di un esterno e di un attaccante. Io no, non penso che ne fa tre colpi. Massimo ne può fare due, ma in prestito sempre. E se vuol dire tu andare a prendere un giocatore in prestito, non è che lo prendi ai primi di gennaio, ma cercherà di prenderlo sempre alla fine e perderà un mese decisivo, perché ci saranno partite di Champions. Quest'anno ricordiamo che a gennaio ci sono partite di Champions, ci sarà lo scontro diretto col Napoli al Maradona, ci sarà la Supercoppa italiana e tu a oggi hai la rosa davvero, davvero corta. Io capisco benissimo che non sono voluto andare sul mercato dei svincolati, perché togliendo Sergio Ramos c'è poco, però Sergio Ramos ha 40 anni. Io lo volevo all'inizio, ho fatto anche un contenuto, però poi ragionando, se tu devi andare a spendere per Sergio Ramos, forse è caso che ti prendi un giocatore che ti garantisce anche il prossimo anno, perché non è detto che Bremer torna a settembre e torna il Bremer di una volta, ci vorrà il tempo, deve mettere nuova la massa muscolare, deve trovare i ritmi. E allora se tu a gennaio riesci a prendere già un giocatore che poi lo porterai pure l'anno prossimo, è tanta tanta roba. Ecco perché occhio alle due strade, almeno in difesa, Kewer dell'Arsenal che gioca poco dopo l'arrivo di Calafiori e non è più titolare, e soprattutto Skriniar. Kewer lo vuoi prendere in prestito quest'anno e poi comprarlo il prossimo anno, che anche un ingaggio basso, non è un ingaggio elevato. Dall'altra parte Skriniar prende 12 milioni. Se io vado a scegliere fra uno fra Kewer e Skriniar, prenderei sempre Skriniar, perché tu lo puoi odiare sportivamente perché è stato capitano dell'Inter, un ex giocatore dell'Inter, la famosa canzone non la vinci mai, non la vinci mai, però Skriniar è un grandissimo, grandissimo giocatore, proprio come quello che costa parecchio. A oggi, Thiago Motta, cosa vuole? Un vice Vlahovic o un esterno? Secondo me, se io vado a vedere cosa ha fatto Giuntoli fino all'ultimo per cercare di prendere Sancho, Thiago Motta preferirebbe più un esterno e poi come vice Vlahovic ha dato qualcuno. Ecco perché Giuntoli voleva prendere a tutti i costi Sancho, però lì non l'abbiamo potuto prendere perché Kostic l'abbiamo ceduto proprio al mercato chiuso in prestito o al Fenerbahce, e poi il peso morto, perché per me uno che decide di prendersi 6 milioni all'anno senza giocare è un peso morto, ha deciso di restare alla Juve invece di andarsi a trovare un'altra squadra, mentre se i compagni giocano lui si fa fotografare con il suo procuratore ai ristoranti ed è un errore. Caro Artur, a 26 anni devi avere il fuoco sacro di andare a trovarti una squadra. Poi che il tuo procuratore ha sbagliato tutto, perché tutti sapevano da gennaio dello scorso anno che la Fiorentina non ti avrebbe mai riscattato, lì dovevi andare a cercarti subito una squadra. Invece hai preferito prenderti i tuoi bei 5 milioni e vedere gli altri giocare e tu andare al ristorante. Comunque, sarà un sabato, una settimana davvero davvero importante, sperando che non ci sia un altro infortunio in casa Juve, perché oggi la coperta è davvero davvero corta. Ditemi la vostra sotto nei commenti. Ciao!